Buon pomeriggio, fiorellini, fiorellini, sto facendo di pomeriggio questo video perché sto andando da una parte. Dopo la sigla. Ecco, sono ritornata. Allora, sto andando. Questa mattina devo fare ricarica su PostaPay, quindi non si deve comprare una cosa su Amazon. E il tabacchino che ero andata non lo poteva fare. Allora, mo vado qua giù, poi devo fare pure la ricarica perché domani mi si rinnova l'offerta del mio telefonino. E insomma, vado giù, faccio la ricarica. Per comprare questa cosa perché mi voglio comprare pure le cose su Amazon. E vabbè. Comunque, questa mattina sono andata giù da quello lì della macchina per vedere cosa quando la posso portare per aggiustarla. Ieri ho mandato un messaggio, non mi rispondeva. Allora ci sono andata. Ho preso la macchina, sono andata giù a Civita e ha preso l'appuntamento per andarci perché è super pieno, me l'ha fatto vedere, non è che mi ha detto lui, mi ha fatto proprio vedere l'appuntamento, è super pieno, ma hanno bucato per il 16, perciò io il 15 pomeriggio alle 17 gli devo portare giù la macchina. Dopo lui con la mia macchina mi porta qua a fabbrica, poi si prende la macchina e me la aggiusta il 16. E detto così alle 8 io ce l'ho qua già la macchina pronta per iniziare ad aggiustarla e mi deve cambiare mezzo motore del gas perché siccome non me la può aggiustare perché i pezzi che servono, questi sono rotti, che non funzionano, non li trovo perché ormai sono fuori produzione. E meno male quello lì che mi ha fatto l'impianto, vabbè, mo è morto e aveva detto che avrebbe durato per 10 anni. Invece non è così. Sono un gambotto sti capelli. Insomma, il 16 deve aggiustare la macchina, perciò il 15 io la devo portare alle 17, detto che mi manda un messaggio per avvertirmi, per ricordarmi. E poi dopo il 17 pomeriggio, penso sempre, mi viene a prendere che io vado lì e pago, che devo andare giù, mi viene a prendere qua e la pago a cosa? 400 euro ci vogliono. Io già ce l'ho da parte. Prima non la può fare perché è super pieno e perciò non si può fare. Comunque vi volevo dire questo aggiornamento perché è parecchio, ve lo dico, di sta storia di sta macchina. Sono anni che vi dico questa storia della questa macchina. Perché io, come ho detto lui, lo dico però a voi, non si può andare assolutamente con la benzina perché la benzina è troppo cara. Perché vabbè, io ho il dottore a Civita, allora devo andare a Civita e al casotto, è il casotto perché eppure quando vai a Eurospin non è che ce l'ho qua. Devo prendere la macchina, devo andare con la macchina e per andare a fare spese devo andare con la macchina e poi sempre mette a benzina, quasi tutti i giorni mette la benzina 10 euro perché ci vuole la benzina per andare in giro, che sennò e invece non è che la macchina consuma tanto. Perché io sia con il gas sia con la benzina faccio 400 km in pieno.
Però la differenza che per far pieno la macchina ci vogliono 60-70 euro di benzina. Per far pieno invece da col gas non lo so, costa 73 centesimi e poi dice che mo cala pure il gas. E comunque io quando mi ricordo c'avevo il gas e andavo tanto in giro, tanto andavo qua, andavo là, andavo a camminare a Civita, andavo perché una cosa è diversa col gas che con la benzina. Tutto chiuso ancora, boh. Vediamo che è aperto da Bacchino, c'è scritto 3:30 prima, boh. Speriamo bene. E insomma niente, stamattina ci sono andata. Gli ho mandato il messaggio e non mi aveva risposto. Guarda qua quanto costa la benzina, 1,93 euro, e il gas e diesel 1,95 euro. Mamma mia. E insomma niente, io per esempio fate conto che io devo, ancora chiuso, devo, io ho una pasticca al mese, che mi prendo una scatola al mese, che faccio la ricarica. Speriamo che apra alle 3:30, boh, non so cosa so. 3:23. E quella lì io la ordino qua perché vado a piedi. Invece col gas dopo posso andare giù. La ordino la mattina, il giorno dopo ci posso andare. Insomma, voglio andare a fare una passeggiata, voglio andare. E poi mi ricordo quando usavo il gas con la benzina ci risparmiamo tanto, la benzina è troppo cara, troppo una spesa. Ah, quella è 1000 dei coso. E vabbè, comunque tocca aspettare che i 15, perché prima non c'era appuntamento e perciò il 15 e perciò niente, aspettiamo. Intanto ci lasciamo, ve lo dico, ancora apre. Ho guardato su internet alle 15, però ancora chiuso. Sono le 15:30, 29, ancora chiuso. Speriamo che apre, perché così faccio sia ricarica per il mio telefono, perché domani mi si rinnova, e sia una ricarica su PostaPay, devo comprare una, quindi non deve comprare una cosa. Comunque vediamo un po' quanto apre, boh, non c'è scritto niente. Va bene, io adesso vi lascio e aspettiamo un po'. Ecco, l'ho fatto, ho fatto la ricarica al telefonino Guerino, la ricarica del mio telefonino, che domani si rinnova l'offerta di HO. E poi ho fatto la ricarica della PostaPay, perché devo comprare quella cosa su Amazon per Guidino. Aggiustiamo perché, mamma mia, non vedo l'ora. Perché mi ricordo quando avevo la macchina a gas, risparmiavo un botto, spendevo molto, molto, molto di meno dei soldi per andare dalle parti. E adesso spendo tanto di più, tanto 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 di più per andare per esempio qui a Civita, tutte queste cose qua, spendo tantissimo di più e niente, aspettiamo bene che l'aggiustano come si deve, perché spendo 400 euro e niente, mosse. Adesso stiamo andando a casa, siamo
andando a fare la salita e pure la cover che ho adesso l'ho comprata sempre su Amazon, perché siccome il mio è un telefono vecchio di 3 anni fa, ma sono vecchi, non si trovano più le cover, non si trova più niente. E vabbè, comunque niente, adesso andiamo su casa, io ordino quella cosa che è pecorino e niente, così che arriva. Signora mi ha detto no, non comprare le cose su Amazon perché rovini i negozianti. Io prima da ordinare cose su Amazon, su internet, su qualsiasi cosa, io vado ai negozi, non li trovo, prendo il telefono, mi faccio la ricarica su PostaPay e mi compro lì. Non è che io compro solo lì, se io trovassi ai negozi per esempio questa cosa che serve a Guerino, ci siamo andati, non c'è più. E perciò per forza devi trovarla lì. Ieri mi volevo comprare una, no, oggi mi volevo andare al negozio dove vendono i telefoni per trovare la cover uguale, e no, invece non ho potuto perché non si trova. E perciò dove la compri? Su Amazon, perché su Amazon ci stanno miliardi di cover del mio telefono, miliardi proprio, perché quella società li trova dappertutto. E ora ho messo questa qua perché quell'altra era rotta, e ho messo questa qua che avevo pagato 5,99 euro, e se la trovavo da lì minimo 17 euro costava, minimo. E niente, pure i vestiti uguali, perché io ho iniziato a comprare le cose su Shein quando pesavo 110 kg, quando pesavo prima dalla dottoressa, non trovavo i vestiti e perciò l'ho comprato lì. Ma si trova di tutto su Shein, soltanto vabbè, ho 15 giorni prima che ti arrivino le cose, però arrivano le cose che ti piacciono. Poi se vuoi imbellica la macchina, miliardi di cose ci stanno che puoi trovare lì. I vestiti sono bellissimi, poi ho fatti vedere quando me li compro, sono bellissimi. E vabbè, comunque io so che i negozianti questi siti si arruinano, però non posso fare niente. Se non trovo una cosa da una parte, devo andare sempre forza su Amazon o su Shein per forza. Mi dispiace, però dovrebbero avere cose che servono alle persone, perché ci sono andata e mi ha detto no, ce l'avevamo, non ce l'abbiamo più. E per senza, io posso fare niente, io compro dove trovo, dove risparmio, perché poi io vivo con la pensione e perciò devo andare dove si risparmia. La gente che ne sa. Beh, vabbè, comunque adesso il 15 porterò giù la macchina, il 16 me la aggiusteranno, il 17 farò, andrò giù, ci avrò la macchina a gas, meno male. Faremo ulteriore video. Io adesso vi lascio e ciao, al prossimo video.